Amici di Milan.soccer, allora lo so, è mattina, è domenica, vi faccio vedere questo signore qui. Allora, il signore che parla con Riccardo Prina, lui è Riccardo Prina, un mio amico, e lui è Pietro Paolo Virdis. È stata una serata qui al ristorante da Pietro Paolo, ci sono dei disturbatori. Beh, devo dire che è un momento molto particolare per Milan.soccer, perché siamo qui a cena da un mito. Allora, Riccardo, ti guardano gli amici di Milan Soccer. Com'è stata la cena? Benissimo, anzi, ve lo consiglio. Consigliamo il ristorante Pietro Paolo Virdis. Assolutamente sì. Allora, allora, dai un pronostico a questo Milan. Ma io dico che l'Inter avrà un calo sicuramente. Noi, Pietro Paolo, che dice al canale? Che devo dire al canale, ragazzi? È stata una cena fantastica, lo possiamo dire? Assolutamente. La cena... Ci manca solo il dolcetto, tutto l'altro è andato. Il dolcetto lo vogliamo subito. Beh, comunque salutiamo tutti gli amici del canale, forza. Vabbè, dicevo, Riccardo, un pronostico per il campionato, diccelo. Io ce la possiamo giocare. Ce la possiamo giocare? Sì. Beh, dopo una serata così non ce la possiamo che giocare. Bravo. Dobbiamo ritornare al calcio quello sano, no? Perché in queste ore si sta parlando troppo. Si sta parlando troppo. Purtroppo sì, però... Vieni qua dagli amici, vieni qua dagli amici del canale. Tu sei, l'ho sempre detto, mettiamoci la faccia, Riccardo... È un amico del canale, allora dici un po', un pronostico. Un pronostico, io dico che ce la possiamo giocare alla grande per il campionato. Io devo lavorare. Io devo lavorare, ragazzi. Vi grande Pietro Paolo. Consigliamo a tutti il gusto da Virdis. Assolutamente sì. Assolutamente. Un gusto di Virdis. Venite, perché cucina casalinga, buona. Pietro Paolo è di una bontà, di un'umiltà unica, quindi venite. Beh, diciamo una cosa allora, il pronostico per il campionato in questa serata, sabato sera, loro lo vedono domenica mattina, diamo un buongiorno a tutti, buongiorno. Ce la vediamo la grande con l'Inter, possiamo vincere. Possiamo vincere. Ce la possiamo fare. Sì. Daio, che cosa pensi di questa questione del calcio scommesse? Purtroppo è uno schifo, però vabbè, diciamo che se guardiamo indietro negli anni passati c'è sempre stato, quindi speriamo che... L'importante che, diciamo, nel Milan non c'entra niente, quindi... No, beh, sicuramente no, ecco. Anche perché se qualcuno, parliamo di Tonali, magari è stato anche allontanato in tempi giusti, poi, questa è una mia opinione, però, secondo me... Il Milan si è saputo comportare, assolutamente, no? Assolutamente sì. E comunque un pronostico per Milan-Juventus, dai, che adesso torniamo a parlare di calcio, quello sul campo. Ma io do un bel 3-2, diciamo. Dai. 3-2 per il Milan, per il pronostico Milan, secco, così. Certo. Gol di Pietro Paolo Virdis. Magari. No, io dico Leao sicuramente, Pulisic, okay. E speriamo... Il grande olandese che mi sfugge il nome, adesso ricordo. Reinders, bravo, beh, certo. Che si riesca a sbloccare. Questo è un pronostico. Segnare un gol anche lui. È un pronostico di una persona onesta, non è un pronostico. Sì. Va bene. Con un po' di vino, magari. È però, un po' molto bravo. Cannonau. Molto bravo, cannonau. Bravo. C'è stato del cannonau. Consiglio il gusto di Virdis. Venite perché veramente vi troverete bene. È stata una serata rossonera, lo possiamo dire. Sì. Tanti, guarda, c'è ancora la foto qui, guarda che foto, meravigliosa, con Pietro Paolo, Colombo e il grande Franco Baresi, il capitano. Gullit in mezzo, il grande Ruth. Abbiamo ricordato anche il gol di Pietro Paolo a Napoli, esatto. Pietro Paolo, l'1-1 contro la Stella Rossa, il ritorno dopo la famosa partita della nebbia praticamente. Che ci ha dato la qualificazione praticamente al passaggio successivo. È stata una serata revival, Milan.soccer c'era, ci sono i nostri amici di Milan.soccer, chi vuole metterci la faccia noi ci siamo. Assolutamente. Grazie Riccardo, grazie.
Va bene ragazzi, ciao, ciao, grazie, buona domenica a tutti. Oggi è stato, dai, è stato, noi oggi corriamo la DJ 10 per i 10.000 e facciamo vedere l'atleta. Allora, lei pensa di qualificarsi per questa, per questa, no, sì, ho capito, a parte i gesti e c'è del cannonau in te, no? Però a parte tutto, noi stiamo festeggiando i 10.000 iscritti. 10.000 iscritti che sono tanti. Vogliamo far vedere ancora la maglietta, abbiamo bisogno di rilassarci dopo che si è parlato troppo di calcio scommesso. Milan.soccer c'è, puoi girare anche la maglietta. La DJ 10. Guarda dietro, Milan. Abbiamo l'atleta che non lo so adesso domani come si qualificherà perché ha bevuto molto cannonau. Beh, tutti i preparatori dicono che si beve il cannonau prima della gara, no? Lei è la mamma di sangria. Pietro Paolo è testimone, sicuramente. Pietro Paolo è testimone. Va bene, quindi domani mattina, allora, domani mattina. Adesso chi lo sta guardando è già mattina perché questo esce alle 6.45 come tutti i video, però è un video un po' particolare, vogliamo brindare a un nuovo inizio di campionato, a un Milan che comunque è primo in classifica, esatto. Questo va ricordato, assolutamente, sì. Primo in classifica, il cuore che ci mettono i ragazzi, esatto, incontriamo la Juventus che mancherà di Chiesa, quindi questa volta dai, abbiamo fatto un video celebrativo piuttosto che con delle notizie, però ci vediamo poi sicuramente all'ora di pranzo e ancora alle 18.45 con altri servizi che vi parlano purtroppo di approfondimenti relativi alla questione del calcio scommesse, ma anche un po' di approfondimento per quanto riguarda le partite che poi riprenderanno la prossima settimana, in particolare Milan-Juventus. Un Milan che poi vedrà ancora il Paris Saint-Germain e il Napoli. Assolutamente. Abbiamo un trittico di partite molto, molto, molto complicato. Però non ci siamo, cioè la squadra c'è. La squadra c'è? Abbiamo paura? No! Non abbiamo paura. No. Non abbiamo paura perché noi siamo questi qui. Facciamolo vedere ancora. Noi siamo questi qui, la squadra più titolata al mondo dopo il Real Madrid, ma presto riprenderemo anche il Real Madrid. Questo è voce di cannonau. Quando si beve tanto cannonau. Va bene, salutiamo tutti. Il gusto di Virdis. Il gusto di Virdis ve lo consigliamo a Milano, in via. Piero della Francesca 38, vi aspettiamo, un posto fantastico, meraviglioso, dove si mangia e si beve in maniera eccezionale e soprattutto si respira una, diciamo così, un'aria completamente di casa Milan, il vero Milan, quel Milan di una volta quando ancora la maglia contava qualcosa. È tutto, a più tardi, buona domenica, ciao.